Se la sanità campana è ancora commissariata, le cause vanno individuate nell'irresponsabilità delle classi politiche che si sono succedute negli ultimi 20 anni accumulando debiti per 9 miliardi di euro. E quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando della situazione della sanità regionale nel corso del suo intervento al 7° convegno nazionale AMDOCARD sul tema dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale, condivisione di strategie tra ospedale e territorio, che si è svolto questa mattina a Napoli. Accessibilità ai servizi e alle cure, il regionalismo differenziato e i rischi della frammentazione del sistema sanitario nazionale, i temi caldi del convegno che ha visto gli interventi del presidente di CARD, Gennaro Volpe, e del vicepresidente di AMDO, Giuseppe Matarazzo. Sostegno al cambiamento per noi significa lavorare sul territorio con l'ospedale, quindi significa integrarsi in tutti i vari momenti del ciclo del cittadino all'interno della nostra sanità. Ci siamo resi conto nel tempo che è importante aumentare il livello della consapevolezza degli operatori sanitari di fronte a questo problema dell'appropriatezza, che ha un significato specifico: fare le cose giuste nel momento giusto al paziente giusto. Sulle sfide che attendono la sanità regionale abbiamo ascoltato anche Enrico Coscioni, consigliere regionale per la sanità, e Antonio Postiglione, direttore generale dell'assessorato alla sanità della Regione Campania. Sarà importante l'aspetto del personale, per cui è importante risolvere il problema della mancanza proprio degli specialisti nei pronto soccorsi, in alcune aree critiche, nelle aree meno urbanizzate, perché questo succede: quando mancano gli specialisti sono più difficili da coprire le aree delocalizzate. Sforzo dell'organizzazione dell'offerta sanitaria è totalmente in linea con la difesa del diritto costituzionale alla salute, per il quale il nostro Stato se ne fa carico, ma in momenti di contingenza come li viviamo ciclicamente ormai in questi anni, parlare di appropriatezza, di controlli, parlare di necessità di non ingolfare gli ospedali e di avere una presa in carico del territorio quando gli acuti escono dagli ospedali, è tutto indirizzato affinché le risorse, sempre poco diciamo così, sufficienti, siano utilizzate nel migliore dei modi per provare a dare tutto a tutti.